Buongiorno e benvenuti a tutti. Hai già sentito parlare dell'Isola delle Bambole? È un posto piuttosto spaventoso che si trova in Messico. In realtà è una foresta piena di bambole abbandonate e nutro seri dubbi che tu abbia il coraggio di andare lì. Oggi stiamo per parlarti un po' di più della spaventosa Isola delle Bambole in Messico. Sì, oggi evocheremo questa zona rurale che si trova nel sud del Messico ed è famosa con il nome di Xochimilco, il che significa un posto dei fiori. Questo sito aveva tutto per essere stupendo, grazie ai suoi bei paesaggi fioriti, ma al giorno d'oggi non si trovano soltanto fiori. A causa di alcune circostanze, il posto ha finito per essere famoso con il nome di Isola delle Bambole, perché se guardi delle foto o se ci vai, ciò che vedrai ovunque sono delle bambole. La cosa peggiore è quella che non sono nemmeno belle, sono vecchie, abbandonate e uscite direttamente dai film horror, cosa che rende il posto ancora più macabro e spaventoso. Ora stiamo per raccontarti alcune storielle riguardo questa zona dove si trova l'Isola delle Bambole. La zona di Xochimilco è formata da numerosi canali navigabili ed alcune isole, ed è al suo centro che si trova l'Isola delle Bambole. Nonostante ciò che si possa pensare, Xochimilco è un posto carino dove è bello passeggiare e da visitare. Ci sono molti bei paesaggi naturali e ci si trova numerose navi colorate, famose come pescherecci, naviganti sui canali, così come numerosi spettacoli all'aperto. Infatti, Xochimilco è una delle attrazioni turistiche più interessanti per quelli che vanno in Messico. Per farti avere un'idea, ci sono molte feste, tra le quali alcune su queste navi colorate, dove succede che vengano celebrati dei matrimoni. Ai turisti piace questo posto perché la visita si fa in un'atmosfera romantica e di gioia. In ogni caso, fino al momento dove arrivano vicino a quest'isola artificiale, quest'isola si chiama Isla de las Muñecas, o in italiano l'Isola delle Bambole. Infatti è diversa da tutte le altre e non ha nulla di confortante, non ha fiori né belle cose dello stesso genere e regna un'atmosfera macabra che prende il sopravvento su tutto il resto. L'isola è piena di alberi e su ognuno di loro è possibile vedere numerose bambole impiccate. Non solo sono impiccate, ma inoltre sono delle bambole a cui mancano una o più parti del corpo, deteriorate col passare del tempo, scarabocchiate oppure bruciate, e non ce n'è soltanto qualcuna. Ce ne sono migliaia di bambole senza braccia, senza un occhio, senza testa oppure marcite. Non è possibile. Si può pensare che ciò sia stato fatto apposta per far sì che il posto diventasse il luogo di riprese di un film o di una serie horror. Tutte queste bambole, di cui abbiamo appena parlato, si stanno decomponendo su quest'isola da circa 25 anni. Già sono più di 25 anni che questo posto è stato invaso dalle bambole. Secondo le leggende locali, sarebbe tutto cominciato con un certo Don Julián Santana Barrena, sarebbe stato l'unico abitante di quest'isola situata nella regione di Xochimilco. La leggenda narra che quest'uomo, passando sulle sponde del fiume, trovò il corpo di una bambina che galleggiava. L'uomo si sarebbe spaventato, non capendo come e perché ciò sarebbe potuto accadere. In quel periodo non c'era nessun altro oltre a lui che abitava in quel posto, allora da dove veniva questa bambina che galleggiava sui canali? Poco tempo dopo Julián è tornato sul fiume e questa volta non ha trovato corpi, ma una bambola che galleggiava nello stesso posto della bambina. Dopo aver visto la bambola, l'ha collegata alla bambina, ne ha dedotto che potesse appartenere alla bambina e finì per prenderla e conservarla. La storia narra che dopo quel giorno, dopo aver preso la bambola, la vita di Julián sia completamente cambiata. Anche da solo, in un posto come questo, quest'uomo non ha mai più ritrovato la pace. Ha iniziato a sentire urla, pianti e voci tristi, come se uno spirito stesse soffrendo e lo tormentasse. Nella mente di Julián era chiaro che questi rumori provenissero dalla bambina morta nel fiume. Allora, visto che tutto ciò era iniziato dopo che aveva preso la bambola, e per provare a calmare lo spirito, ha deciso di prenderla e impiccarla su un albero. In questo modo voleva proteggersi e rendere forse più felice lo spirito, ma desiderava soprattutto farla finita con queste voci. Solo che questa bambola non è bastata, a quanto pare, perché la storia non è finita del tutto. Era come se lo spirito avesse amato la bambola e fosse un po' meno presente, rimanendo comunque lì, lo
stesso. Di conseguenza, con lo scopo di rendere ancora più felice lo spirito della bambina, ha iniziato a mettere più bambole sull'isola. Ed è in questo modo che, secondo questa leggenda, l'isola ha iniziato a diventare la casa delle bambole, con una, due, poi 10, eccetera. E prima di rendersene conto, quella parte dell'isola era piena di bambole. Nel passato ce n'erano su tutti gli alberi dell'isola. La leggenda diventa sempre più importante nel corso degli anni. Le persone che visitavano quest'isola lasciavano una bambola, rendendo infine il posto paragonabile a un vero cimitero di bambole. Al giorno d'oggi non si sa esattamente quante ce ne siano lì, senza alcun dubbio migliaia e di tutti i generi. Alcune di esse sono state messe ultimamente, altre 10 anni fa, altre ancora 15 anni fa. Sono passati gli anni e nel 2001 Don Julián, la persona che ha segnato l'inizio di tutta questa leggenda, di tutta questa storia, di questa tradizione nel mettere le bambole sull'isola, era già anziano e ha deciso di tornarci sull'isola e ci è andato con suo nipote per pescare nella regione. Quando sono arrivati sul posto, Don Julián ha raccontato a suo nipote che le acque del fiume erano state abitate nel passato da una sirena che voleva portarlo via con lei. Parlando di sirena, evocava quella bambina che ha trovato e lo ha tormentato come avrebbe fatto uno spirito? Forse, comunque, ha trovato proprio un corpo in questo fiume, non una sirena. Il nipote di Julián ha trovato questa storia interessante, come si apprezzano gli aneddoti raccontati dai nostri cari, ma dopo qualche giorno Don Julián scomparve. Suo nipote iniziò a cercarlo senza successo, fino al momento in cui si è recato al posto dove avevano pescato. Quando arrivò, trovò il corpo di suo zio galleggiante sull'acqua, vicino al posto dove si trovavano poco tempo prima. Ecco come l'isola delle bambole avrebbe preso colui che ha segnato l'inizio della sua leggenda. Dopo ciò la leggenda è diventata ancora più forte e il posto è persino finito nell'essere battezzato l'isola delle bambole. Sappi che ci sono numerose versioni della leggenda, tra le quali una in cui il nipote ha trovato suo zio galleggiante sull'acqua e avrebbe anche trovato una bambola appena vicino a lui. È come se per uno strano motivo le bambole fossero legate a questa persona. Un'altra leggenda narra che le bambole che Julián metteva sugli alberi spuntassero in realtà dal nulla e le ritrovavano galleggianti sul fiume. È leggermente diverso da ciò che si pensava essere il modo in cui aveva le bambole, no? Spuntavano così, come se appendimi su un albero. C'è ancora un'altra versione che narra il fatto che Julián amasse rendere le bambole ancora più macabre. Se si crede a questa ipotesi, prendeva una bambola, che non era proprio brutta, e la metteva nel fango per far sì che avesse un aspetto ripugnante. Sempre secondo questa leggenda, Don Julián non era un uomo cattivo, era una brava persona che faceva cose belle ed era sempre gentile con quelli che passavano da lì. Tuttavia, ciò non gli ha impedito di far diventare il posto tra uno dei più infestati della terra. Prima di morire, in circostanze misteriose, riceveva numerosi visitatori sulla sua isola con molta gioia. Faceva vedere loro casa sua, il suo giardino e poi usciva e mostrava le bambole sugli alberi, raccontando al contempo le loro storie. Sì, è vero, sarà una follia che forse può spiegare come tutto ciò sia iniziato, non pensi? Per cominciare, si dice che il corpo di Julián sia stato trovato proprio nello stesso posto dove aveva trovato la bambina che ha segnato l'inizio di tutta questa storia. Dopodiché, alcune persone dicono che alcune bambole siano possedute dallo spirito della bambina, al punto che, secondo alcuni avventurieri ad aver visitato la zona, hanno riferito di aver visto delle bambole muoversi, fare l'occhiolino, girare la testa o persino muovere le braccia. Da una parte ci sono persone che dicono che molte di loro sono apparse per Don Julián, sebbene per altre era lui che andava a cercare le bambole in vecchi depositi o nei rifiuti per poi impiccarle lì. E ovviamente non le puliva né si interessava del loro aspetto. Ai suoi occhi più erano macabre più andavano bene, senza contare poi che a volte strappava un occhio o toglieva una delle braccia della bambola per renderla unica e diversa. Anche le bambole che erano belle, col passare del tempo, si sono decomposte, diventando sempre più macabre. Quindi sono loro a rendere l'isola delle bambole un posto contemporaneamente spaventoso e interessante. Ancora una cosa molto interessante sull'isola delle bambole: siccome è un posto sempre più visitato, appaiono spesso nuove bambole e con esse altrettante storie macabre. Oltre a vederle muoversi o altre cose del genere, alcuni turisti spaventati hanno dichiarato di aver sentito delle bambole sussurrare cose di questo tipo: "Ciao, voglio la tua vita".
Che spavento, io prenderei la bambola e la butterei nell'acqua, quando si pensa che alcuni hanno persino dichiarato di aver sentito le bambole parlare tra loro. E non parliamo delle persone che non sono mai andate sull'isola, ma sono solo passate vicino in nave. Erano tutti attirati da quest'isola per conoscerla e vedere le bambole, come se avessero il potere di ipnotizzare, già come farebbe una sirena. Oggi come oggi l'isola delle bambole è diventata un punto turistico importante, ma anche una tradizione. Quasi tutti gli abitanti della regione, o quelli che passano vicino, vogliono visitare il posto e sapere la storia. La leggenda di quest'isola ha finito per diffondersi in tutto il mondo ed è per questo motivo che i turisti vengono da ovunque. E tu, sapevi la storia dell'isola delle bambole? Conosci questo luogo infestato, spaventoso? Ora hai voglia di andarci e di conoscerlo davvero dall'interno? Faccelo sapere nei commenti. A presto!